Peppe, un regalo più bello non te lo potevi fare, un gol da spizzicare di Arighini e poi per esempio andato e messo giù il portiere, finalmente un gol il primo di questo campionato. A parte il gol che è una gioia immensa, se per fortuna sono arrivati 3 punti che mancavano 2 partite, quella è la cosa fondamentale. Poi l'importante è fare la prestazione della squadra come abbiamo fatto il secondo tempo, perché il primo tempo non siamo riusciti a giocare come sappiamo. Quella è la cosa più importante, sono i 3 punti. Il primo tempo forse questo si è sofferto un po' troppo, addirittura rischiato con il palo, preso su una palla persa a centrocampo poi. Amnesia o cosa? Alla fine sembra che con le squadre deboli l'influenza fatica un po' di più. No, erano loro l'hanno interpretata benissimo la partita, il primo tempo rispetto a noi. Sappiamo che in questo campionato nessuno ti regala niente, si è visto oggi soprattutto il primo tempo. Dobbiamo scendere sempre in campo con la mentalità del secondo tempo, che quando facciamo le cose che sappiamo fare siamo abbastanza bravi, siamo forti. Peppe, il primo tempo squadra molto male, tu a destra pure. Cambiato qualcosa quando sei stato portato a sinistra? No, non è cambiato niente, era questione solo di mentalità, non riuscivamo a giocare bene, a prescindere bene o male qualche giocatore, è proprio che i meccanismi non andavano abbastanza bene. Poi sono andato quando sono ritornato a destra, quindi non era, è solo questione di mentalità e niente. Senti, il marchio di fabbrica del Cosenza è quello dei gol sulle ripartenze, così come è stato oggi nell'azione che poi appunto andare a segnare. E secondo te è un bene o un male che Cosenza riesca a vincere però solo in questa maniera? Perché una partita del genere, magari con il Cosenza che si è aspettato di fare la pressione, non l'ha saputa fare, poi ha vinto come abbiamo visto. Secondo me non siamo bravi solo a segnare ripartenza, anche perché ci hanno annullato il gol che sembrava che Lama già era dentro ed era sul calcio d'angolo. Noi abbiamo delle caratteristiche, cerchiamo di sfruttarle al meglio, che sia ripartenza, che sia da calcio d'angolo, che sia da rigore, punizione. Non importa, benvengano che da qua alla fine vinciamo tutte in ripartenza, speriamo. Senti, invece, quanto è importante per Cavallaro il suo gol, visto che poi lo avete abbracciato tutti quanti, per si Cavallaro? Sì, si è fatto, no, perdonare, perché tanto le sbagliano pure in Serie A, le sbagliano in Mondiale, le sbagliano tutti i rigori, purtroppo è capitato a lui, come in passato sono capitate altri, niente, infatti deve stare solo tranquillo, deve fare così che ci deve dare una mano a raggiungere l'obiettivo che sappiamo tutti. Sabato c'è il Lecce, cosa ti aspetti? Niente, è una partita importante, tanto pubblico allo stadio e i 3 punti. Giorgio Attorico da Roma, la Lucana Campus. A proposito di quello che ha detto il collega, sabato c'è anche la sosta della Serie A, quindi potrebbe esserci anche un incentivo in più per portare pubblico. Si può dire nel bene e nel male, al di là di tutto quello che è successo, pari diversi episodi, e Cosenza, città e squadra stanno vivendo il sogno rispetto ad agosto? No, è il sogno. Noi sappiamo, abbiamo iniziato un progetto l'anno scorso, che è stato con la vittoria della Coppa Italia. Sappiamo che quest'anno dovevamo continuare da dove abbiamo finito l'anno scorso. Per fortuna col lavoro, col sacrificio, siamo là secondo me meritatamente, no? Che gli altri inceppano o sono meno bravi. Noi sappiamo che siamo bravi anche perché sennò non vai a vincere a Caserta, non vai a giocare a Benevento e rischi di vincere. Poi capita di fare una partita che se oggi segnavano là puoi anche perdere qua perché nessuno ti regala niente, però secondo me siamo abbastanza forti, siamo quadrati rispetto a tante squadre che sono più altalenanti, come abbiamo visto il Matera che ci ha messo sotto 90 minuti e sta dietro di noi, o il Foggia che è il calcio più bello, dicono che sia il calcio più bello della Serie C e sta dietro. Infine, crocevia in un certo senso per voi, decisivo sabato prossimo Cosenza Ricci, in qualunque caso? No, io speriamo di vincere per accorciare, altrimenti nulla è perduto perché dopo quella mancano altre 6 partite. Se pareggiamo dovessimo perdere, vinciamo le altre 6, penso che va bene lo stesso. So che vuoi fare una dedica particolare a questo gol. A chi? A Bianco. No, lo dedico alla mia ragazza e alla mia famiglia che mi stanno sempre vicini. E a Bianco che mi ha portato fortuna, siamo andati al mio paese e poi ho segnato. Quindi mercoledì torno a Bianco così vediamo. Gioco a calcetto con i miei amici e poi risalgo su, che casomai riusciamo a vincere pure con ci accompagniamo. Grazie. Auguri.